Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qui con un video di compra vendita. È da tanto che non ne facciamo perché in realtà su questo gioco è stato molto difficile, almeno personalmente, fare compra vendita. Di conseguenza ci siamo arrangiati come si poteva, mentre in corrispondenza dei tots e in corrispondenza della creazione di questi tornei che danno come requisito quello di creare una squadra di un solo campionato, è successo che sono saliti molto i prezzi dei giocatori, anche oro rari normalissimi. Molti giocatori che magari ci troviamo nel club perché non sappiamo neanche noi come li abbiamo comprati, ad esempio Papastathopoulos ci sta guardando proprio esattamente come quel genere di giocatore. Ma comunque una serie di giocatori che oppure si possono acquistare in massa per poi rivendere e farci dei profitti piccoli che però uniti tutti insieme creano un buon profitto. E allora, venerdì usciranno molto probabilmente i tots della Bundesliga. Se non usciranno quelli della Bundesliga mi andrò a impiccare, ma comunque abbiamo deciso di selezionare diversi giocatori che secondo noi potrebbero salire di prezzo almeno di 1000-2000 crediti, di conseguenza vi comporterebbero una spesa minima, un rischio minimo e una buona resa. Non farete 100.000 crediti di profitto, ma a un 20-30.000 crediti, secondo noi sì. E ve li abbiamo selezionati, dividendoli per fascia medio-bassa di prezzo e medio-alta, diciamo. Allora, Socratis Papastathopoulos, appunto, uno dei difensori centrali migliori della Bundes, che non ha grandissimi difensori centrali a prezzo basso come per esempio per la Serie A, perché Hummels e Boateng già sono un pochettino più altini. Socratis sembra quello più equilibrato come stazza, anche una buona velocità, sappiamo benissimo come per i difensori sia importante anche quella, purtroppo. È un giocatore che si può prendere sui 1500-1600 e secondo noi potrebbe salire, quindi lui è assolutamente consigliato. Poi c'è, come COC andiamo a Kancananoglu, giocatore spettacolare, turco del Bayer Leverkusen. Anche lui si aggira sul prezzo di Socratis 1300-1400. Sarà molto utilizzato, soprattutto per la sua capacità nei calci di punizione, soprattutto per le 5 stelle piede debole e le 4 mosse abilità, veramente forte. Se avete molti crediti potete anche provare a acquistare la versione INF 27.000, che probabilmente salirà un pochettino, ma giusto un pizzico. Ma io vi consiglio di venderne 2-3 e provare, perché secondo me almeno a 3.000 arriva. Andiamo al terzo giocatore, Luis Gustavo. Lui sarà quello che vi consiglio di più, perché Luis Gustavo è il CDC che tutti utilizzano quando fanno le Bundesliga, perché è quello che ha a livello difensivo le statistiche migliori, ha il work rate migliore e diciamoci la verità, ancora tutti sono convinti che buttarci il medianazzo davanti alla difesa sia la migliore soluzione. Per me non lo è, e di conseguenza in molti lo utilizzeranno. Sicuramente ce l'avrete quasi tutti nel club, perché è anche brasiliano, utile per le ibride, quindi state attenti al suo prezzo che potrebbe salire, non di poco. Continuiamo con Chicharito Hernandez, upgrade, quello 82, attenzione, upgrade, c'è la versione 80, non prendetela, prendete quella upgrade. Giocatore che è stato sorprendente quest'anno, sappiamo tutti perché tutti lo comprano, e sarebbe il primo valore sulla carta, l'86, e sappiamo anche perché come giocatori, come attaccanti della Bundesliga di basso prezzo c'è veramente poco. Per le qualità che cercano la maggior parte degli utenti su FIFA per gli attaccanti, ovvero la velocità e il bug, c'è veramente pochissimo, di conseguenza lui sarà quello più utilizzato, ne siamo quasi sicuri. Poi andiamo a Gundogan, che già sta cominciando a salire, devo dire, sta già cominciando a salire. È centrocampista, vabbè, lo conosciamo tutti, del Borussia Dortmund. Questo è completo come giocatore, verrà acquistato secondo me soprattutto per le qualità di passaggio, soprattutto perché può fare sia il COC che il CC, qualche sconsiderato lo utilizzerà come CDC, quindi prendetene un paio e vedrete che salirà. Poi, altro consiglio, Naldo, che è già salito di 1000 crediti, sbrigatevi a prenderlo. Naldo perché? Perché è un difensore abbastanza completo, anche se a me non piace perché ha il work rate alto normale, ma comunque verrà utilizzato da tantissimi. Prendetelo perché, ripeto, lui e Socratis sono quei difensori che costano poco nella Bundes e che secondo noi potranno far qualcosa, mannaggia al cellulare. Ok.
Andiamo avanti e abbiamo Lucas Piszczek che è secondo me uno dei pochi terzini destri decenti della Bundesliga, a parte Dennis Dijkmeyer, che però non vi consiglio per questa compravendita perché è troppo basso come prezzo. Già sta salendo, quindi vi esorto a prenderne almeno un paio perché salirà sicuramente. Perché, ripeto, come terzini destri in Bundesliga c'è veramente poco. Adesso passiamo invece alla fascia medio-alta e ho selezionato solo due giocatori per voi. Se avete possibilità, prendete Douglas Costa Upgrade, che già ieri costava 11.000, oggi è salito a 16.000, quindi sbrighiamoci. E soprattutto Aubameyang Upgrade, conosciamo tutti Aubameyang, super adorato, super amato. Che già ieri costava per esempio 9.000, anzi il 7 maggio costava 9.000, sta lentamente salendo perché sarà il giocatore più utilizzato durante questo torneo, sicuro, assicurato. Se avete un budget un pochettino più altino, secondo me lui almeno 7.000 crediti ve li farà guadagnare in questa settimana. Quindi ragazzi, rivedete il video se avete perso qualche passaggio, mi raccomando, seguite i nostri consigli, tra l'altro soprattutto per quanto riguarda quelli di fascia bassa non spendete tantissimo, mal che vada, dovesse andare male, dovessi aver sbagliato totalmente le previsioni, si riescono a vendere tranquillamente. Speriamo di rivederci con questa serie di video anche per i TOTS Ligan e Serie A, vedremo, e ovviamente ci rivediamo nelle prossime recensioni dei giocatori. Ciao a tutti da Ben.